Segnale News. Nuovo appuntamento con l'informazione dalla provincia di Frosinone su Perte Online. Ci occupiamo di musica perché in provincia di Frosinone tornano gli anti-anti. Chi sono gli anti-anti e perché tornano? Presto lo capirete. Comunque presentiamo i nostri ospiti in studio che sono Alessandro Mura, basso del gruppo, ben arrivato Alessandro. Grazie. E Phil Stevens, che è soprattutto la voce e si occupa in particolare dei testi. Allora andiamo con ordine. Innanzitutto gli anti-anti sono un gruppo che insomma ha scritto una pagina della storia musicale qui a Frosinone, provincia di Frosinone, ma parliamo degli anni 80. Qualche tempo fa, insomma, hanno deciso di rispolverarsi, mettiamo così, e di riproporsi. Insomma, presentiamo soprattutto gli anti-anti a chi non ha conosciuto quel periodo degli anni 80, Alessandro. Sì. Chi eravate? Cosa facevate? Un gruppo che suonava un genere, adesso possiamo definirlo post-punk, garage, perché suonavamo veramente nel garage di Carlo Amico. Bellissimo. E una formazione composta da me, da Phil e da Roberto Longeru alla chitarra elettrica e alla batteria elettronica. E successivamente, qualche anno dopo, si aggiunse Nicola Caltagirone alla batteria, quella vera. E in quegli anni abbiamo innanzitutto registrato 12 canzoni che costituivano insieme un album vero e proprio, che noi abbiamo proposto dal vivo in diversi locali o live all'aperto nella zona tra il Basso Lazio, il Molise, la Campania, insomma queste regioni, diciamo, del centro Italia. In numerosi contesti dove l'aspetto rock era prevalente, quindi anche locali abbastanza famosi a Roma o delle radio che si occupavano in maniera specifica di questo genere musicale. Ma soprattutto perché anti-anti? Questa è una cosa che potrebbe spiegare. Vai, Phil, perché anti-anti? Sì, anti perché è contro e poi anti perché è un altro contro. È un'idea che contro e contro diventa in qualche modo positivo, quindi è questa l'energia che ci spinge, quindi anche dalla negatività si può spingere avanti in un modo positivo. Ecco, era circa il 1985 quando Phil arriva, correggimi se sbaglio, arriva a Frosinone come insegnante di inglese, e c'è questo magico incontro sulle sette note, no? Che vi ha dato molto in quel periodo, vi ha dato il là per un'espressione emotiva, sì, importante. Sì, credo di sì. Era una cosa che volevo sempre fare io, comunque. Sempre scrivevo testi e queste cose. Non è che volevo cantare. Comunque, quando siamo venuti insieme come amici, tutti questi, Sandro e altri, hanno detto, noi suoniamo in diversi gruppi e facciamo un nuovo complesso. Tu sei inglese, tu sei un cantante. Questo mi ricordo, sono parole quasi esatte. Tutti gli inglesi sanno cantare punk. Vabbè. Quindi una bella storia musicale di amicizia, così bella che 2 anni fa circa vi ha fatto tornare il pensiero, perché no? Ma c'era del materiale che altrimenti sarebbe rimasto nei cassetti. Quindi le registrazioni e anche dei video che alcuni amici avevano progettato proprio in quegli anni. Allora ho avuto l'idea di tirar fuori queste canzoni e questi filmati, li ho portati in uno studio di registrazione per fare un lavoro di make-up. Sì, un lavoro tecnologico. Senza entrare nei dettagli troppo tecnici. E poi con Phil nell'ultimo anno ci siamo occupati della traduzione di tutti i testi dall'inglese all'italiano con delle revisioni, proprio per renderli disponibili a tutti gli amici. In un futuro magari li metteremo in rete a breve, e quindi c'è questo progetto in corso di un crowdfunding, cioè raccolta fondi attraverso la rete. Se gli amici vogliono contribuire potranno aiutarci a stampare questo materiale che comunque è già pronto. Ecco, insomma, e poi anche i video che stiamo vedendo dalla regia, Francesco Ricciardi ci sta facendo vedere. Ecco, praticamente la curiosità è che insomma hanno prodotto questo CD che insomma è un attimo in stand by, no? Per quanto riguarda la promozione, cioè bisogna trovare i fondi perché insomma. Sì, è un'operazione che ha, come dire, dietro tanto impegno, anche dei costi, per cui vorremmo proporla. Esatto, ma torniamo al messaggio degli anti-anti.
mi rivolgo a te, Phil, che ti occupi in particolare di testi. Mm-hmm. Cosa racconta il testo degli antianti? I testi cosa raccontano? Dipende, chiaramente dipende dalla canzone, quindi... Però c'è un filo conduttore, no, nella vostra... Solo quello che ho già spiegato, c'era un certo senso di essere ribelli, giusto? Credi? Molto, sì. Molto di quello, perché questa era l'epoca di quella era la specie di musica che abbiamo suonato, più o meno. Poi, comunque, dentro questo, spero che non era semplicemente essere contro tutto. Masquerade, che sarebbe mascherata, che... Sì, adesso andiamo nello specifico, sì. Quindi questa sensazione, questa esigenza di sana ribellione che torna in voga nella società anche, no? Io credo di sì, adesso. Molto di sì, perché ormai politicamente, io, questa è la mia cosa di questo, che in Inghilterra, in specificamente, ultimamente tornano tutti indietro, come 30 anni fa quando abbiamo suonato questo, sì. Quando ho scritto queste parole, adesso quando li leggo penso, vabbè, questo non è molto cambiato, quindi questo è ancora attuale quello che ho scritto. Certo. Forse devo cambiare un piccolo parolo qui o lì. Comunque in genere il messaggio è sempre quello, è forte. Ma anche il messaggio, insomma, di una sana globalizzazione musicale, perché insomma Phil che arriva da Leeds e si incontra con i musicisti ciociari, questo vuol dire che insomma la musica veramente non ha confini. Sì. Quando c'è qualità, quando c'è una capacità espressiva, ci si può incontrare, giusto, no? Sì. Insomma, tu arrivi un pochettino dalla patria del pop, correggimi se sbaglio Alessandro, insomma l'Inghilterra... Beh, da dopo la guerra in poi sicuramente ha contribuito alla crescita del pop mondiale, per cui è stata un'industria importantissima. Ha scritto la storia della musica moderna. Andiamo nello specifico sull'album Gli Anti, quattro pezzi, il primo che si chiama... Sono 12, questi sono 12, i quattro con i video. I quattro con i video che stiamo vedendo. Nel primo che vediamo, Gli Anti, cosa raccontate? È il manifesto, ne parla. È un manifesto più o meno, sì, è la tema, anti. Sì. Poi è scritto come anti questo, anche quell'altro, sempre un doppiaggio, e se lo leggi probabilmente si confonde un po'. E poi un po' parte del coro va anti, ambi, anti, quindi sarebbe contro entrambi, contro per tutti. L'idea di essere contro, poi avere tutte e due delle idee, poi l'idea di essere contro, ad esempio. Questa è un parte. E poi c'è Bunker Boop. Bunker Boop. Questo sarebbe il ballo del... ecco, torniamo al bunker. Il ballo del bunker nucleare sarebbe. Ah. E l'idea qui è che, le bombe nucleari possono cadere sulla nostra testa, quindi dobbiamo festeggiare, ballare... Quindi insomma, carpe diem, una sorta di carpe diem, guardiamoci la vita finché possiamo. Scusate se vi interrompo, ma il rischio di una guerra non si è mai spento. Purtroppo l'aggressività umana continua così come 30 anni fa, come 10.000 anni fa. Da quel punto di vista è vero che i testi sono sempre attuali proprio per questo motivo. Si deve divertirsi allora. Poi il terzo brano di cui vediamo le immagini mentre parliamo è Masquerade, sì, certo. Questo probabilmente è il mio preferito e credo che si tratta di un tentativo a un rapporto umano che sempre si deve fingere per farlo, quindi è tipo una canzone di amore che non riesce completamente, non sono completamente sicuro che significa. Comunque c'è un elemento di questo lì dentro. Canzone di amore. The King is Dead. Chi è il re morto? Il re è morto, qualsiasi re. È una canzone generale di rivoluzione. Che succede quando c'è una rivoluzione nel mondo? Molti vanno indietro. C'è una riga che faccio in inglese e poi in italiano se mi permette. The rich became poor and the poor were poor. Cioè i ricchi diventavano poveri e poi i poveri rimanevano poveri. Devi aiutarmi con l'italiano. Sì, perfetto. Alessandro, ribellione, gioia di vivere, spensieratezza, insomma veramente un bel... viaggio a ritroso verso emozioni che avevamo dimenticato, no? E che la musica ci ricorda.
La joie de vivre, direbbero i francesi, per alcuni versi, giusto? Ci sono altre canzoni in cui noi abbiamo, come dire, tirato fuori altre emozioni. Sì. Per esempio, dei sentimenti molto forti relativi all'amore e alla presenza di un'altra persona molto vicino. You by my side, cioè tu che sei al mio fianco, sì, mi stai vicino. Quello è un altro esempio in cui ci siamo un pochino spostati, sì, da questi temi della ribellione. Altri invece che hanno più temi che hanno a che fare con l'educazione familiare, tutto quello che succede in famiglia, dei temi ahimè molto molto attuali, come per esempio gli abusi di qualsiasi tipo che avvengono proprio nelle pareti domestiche. Altri temi che riguardano il modo di stare di una persona che non si adatta ai ritmi frenetici della città, quindi qui ci sono stati dei riferimenti più particolari nei confronti di alcune persone. Ecco, no, penserete ve la state suonando e cantando da soli? No, perché loro ve le suoneranno e ve le canteranno mercoledì, giusto? Mercoledì sì, uno showcase in un famoso negozio di Frosinone, da nostro amico Marco, da Nord-Ovest, nel pomeriggio. Poco prima della stazione ferroviaria. Sì, e poi la serata verrà invece riproposta in maniera più articolata al Satyricon, in cui potremo parlare, ecco, in maniera più libera, a causa del tempo, non perché qui ci sia stata una qualche concessione, presentando, ecco, i filmati e poi qualche piccola sorpresa. La lasciamo per Mi incuriosiva perché, insomma, negli anni Ottanta, come raccontavamo, c'è stato questo incontro, no, tra due esperienze, due culture musicali apparentemente simili ma per certi versi diversi. Di cosa vi siete nutriti vicendevolmente quando vi siete incontrati dal punto di vista musicale? Avete preso da... Abbiamo avuto diversi gusti che si sono incontrati. Io provenivo da esperienze più legate al jazz rock e anche alla musica classica, al rock più tradizionale. Roberto aveva una grande passione per la musica elettronica che poi ha mantenuto. E invece Phil, forse lo dirà lui, quali erano i gruppi? Io ero più o meno più forte inglese, anglosassone, punk e post-punk, anche quelli americani, tipo, mi ricordo, Dead Kennedys, poi australiani, Birthday Party, Nick Cave, questo genere qui di post-punk, indie, di diverse forme. Sì, perché indie vuol dire indipendente. Sì, indipendente. Ma Alessandro, dalla tua esperienza, anche da quello che hai vissuto, c'è tra i giorni di oggi un ritorno alle band, al locale? Credo di sì, perché ci sono tante persone che suonano musica meravigliosa organizzando delle tribute band. Sì. Però sai, è molto facile suonare le canzoni che hanno già avuto successo. È un po' più difficile invece proporre canzoni nuove. E quindi è probabile che ci sia un ritorno al volersi esporre in prima persona. E a Frosinone c'è stata un'attività molto intensa in quegli anni di vari gruppi di cui io facevo parte, eravamo tutti chiaramente molto amici, si creava un gruppo, poi si scioglieva e contemporaneamente se ne creava un altro, quindi gli Antianti non erano un gruppo isolato, ma c'era tutto un movimento di altri amici. Oggi forse si sta ritornando a un discorso di qualità, anche dal punto di vista discografico. Io so che c'è un fermento in atto per quanto riguarda il vinile e anche le cassette. Sì. C'è questo ritorno al vintage, che e quindi noi speriamo di poterci divertire da questo punto di vista. No, mi incuriosiva il fatto, perché parlando di musica spesso si punta, no, al grosso artista, a chi è arrivato, al pensiero di arrivare, ma voi che fondamentalmente siete stati i protagonisti dei garage, emotivamente il garage è un'esperienza unica che rimane sempre dentro di voi, giusto? Sì, era un grande divertimento. È una grande scuola. Sì, per me era più che altro, era qualcosa da fare mentre bevevo la birra. Ah, ecco. Poi i concerti. E certo. Se vuoi. Però Alessandro, il garage resta veramente il segno indelebile verso chi poi può anche arrivare, perché fa parte, costituisce la base. Sì, perché il garage a livello relazionale, a livello. Il garage ha un suono particolare. Il suono del garage è molto libero, nel senso che non ti devi preoccupare
di fare troppa attenzione, sì, perché è un'officina dove si lavora. E certo. E quindi, ecco, magari si suona un po' più forte, non ti devi preoccupare di non sciupare i mobili. E certo. Quindi... Molto wild. Sì, starting, sì. Sì, sì, sì. Senti un attimo, chi è più indisciplinato tra i due musicalmente? Chi è che alla fine gli parte la mano e se ne va in un assolo che non c'entra nulla mentre suonate, o siete molto ligi, molto... Da suonare lui è più esperto di me, di sicuro. Io ho una formazione... Io non ti conosco, ma conoscendo Alessandro non avevo dubbi sul fatto che mi dicessi che ogni tanto il suo estro richiedeva spazi diversi, no? Anche di 10-20 secondi. Ma sì, beh, forse sì, dai, così non sì. Ma siamo venuti, per essere tre persone insieme a un gruppo, si porta la propria cosa e poi si sviluppa insieme. Senti, per motivi diversi avete vissuto la Frosinone degli anni Ottanta. Che Frosinone era, vista oggi a 30 anni di distanza? Non so se poi era solo Frosinone o anche altre grandi città europee. Sì. Credo che una differenza si possa riscontrare in un grado di consapevolezza. E cioè, che mi sembra di vedere che oggi i giovani siano orientati verso dei falsi miti. Questa forse è una posizione mia particolare. Cioè, invece di impegnarsi a fondo in un'attività professionale o artistica, i giovani rincorrono alcuni falsi progetti in cui forse non trovano veramente se stessi, ma rincorrono un qualcosa che non gli appartiene. Ma un'idea mia personale. Assolutamente. Il prossimo testo che racconterai, cosa racconterà? Già ce l'hai in mente? Se faccio un altro? Sì. Io non so, ogni tanto mi viene tipo una riga o due righe, ma non è che poi scrivo molto più. Quando scrivo è più un testo, è più come poesia, perché non è che ciò... Io ho scritto quei testi per il complesso. Ogni tanto scrivo tipo poesia basata sul mia esperienza, anche molto, sono molto attaccato all'idea di essere un individuale. E come dove si mette l'individuale nel contesto, si dice contesto della società. E questo è forse da quando ero proprio ragazzino, questa è la cosa che mi preoccupa di più. Alessandro, il vostro esperimento possiamo considerarlo anche come un sano ponte tra il recentissimo passato e il presente? Credo di sì. Potrebbe anche essere, perché insomma è chiaro, stimolo, che mercoledì, certo, non è una riunione tra amici, c'eravamo anche noi. No, l'invito è anche rivolto e soprattutto alle nuove leve, no? Per dire, come no? Insomma, ho avuto modo di ascoltare i giudizi di alcuni amici molto più giovani, sì, che hanno apprezzato questi brani. Potrebbero suonarli tranquillamente. Questa è la nostra speranza. Se tu dovessi descrivere con una nota gli Anti-Anti, che nota sareste e perché? Un do, un re, un si bemolle, e perché? Traducimi, F sharp. Un fa diesis. Un fa diesis. È vero, ha ragione. Sì. Scusami. Una delle nostre tonalità preferite, sì. E perché il fa diesis? Scusa l'ignoranza. Devi spiegare tu adesso, come tu sei musicista. Ecco. Forse perché era una tonalità che andava bene con le chitarre e con la sua voce. Qui potevamo suonarla. Solo per questo, quindi non c'è un risvolto anche emotivo, sai, ogni nota, no? Insomma, è complicato, no? È complicato. Fermiamoci là. Allora, noi ci fermiamo adesso, ma solo per caricare le batterie ed arrivare a mercoledì, giusto? Sì. Lo vogliamo ricordare dove, come, quando, perché? Tutti. Ok, mercoledì tardo pomeriggio da Nord-Ovest. E poi in serata al Satirico. Nord-Ovest è un locale che si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone, un negozio che sta facendo specializzato, insomma, sta facendo riscoprire anche, no, questo recente passato assolutamente emozionante, anche nella sua espressività, no? Parlavi del vinile, insomma. Sì. Io continuo a dire che non c'è paragone tra una musica ascoltata con il gracchiare della puntina a volte, no? Che non alla pulizia di un CD. Dal punto di vista dell'emozione è tutta un'altra cosa, secondo me, anche nell'ascolto, giusto? È vero. Il vinile è... E quindi c'è una grande riscoperta. Okay? Sembra di sì. Ecco.
Allora, ricordiamo, mercoledì, tardo pomeriggio da nord... Da nord-ovest. Ok, da nord-ovest a Frosinone e poi per spostarci tutti quanti insieme intorno alle 21? Un po' più tardi. Un po' più tardi, vabbè, 21-22 dal Satiricon in territorio di Alatri. Allora, grazie ad Alessandro, grazie Marco. Mura per la sua presenza, grazie soprattutto a Phil Stevens per averci raccontato anche questo suo incontro personale, no? Sì, con la nostra cara e amata per molti versi Ciociaria. E veramente io vi consiglio di non perdere uno di quegli appuntamenti che certamente vi daranno motivo per raccontare il giorno dopo quello che avete vissuto il giorno prima. Grazie a voi. Grazie. Noi ci fermiamo qui, ci rivediamo tra poco. Segnale News.